risultato amaro, la partita che temevi è stata sbloccata, diciamo, da un episodio. Fra l'altro abbiamo rivisto un autogol di Cioni. E la fortuna sicuramente, insomma, non è stata dalla nostra parte, però complimenti anche a Tau per come ha interpretato la partita. No, beh, sicuramente è stata una partita brutta, giustamente, primo tempo soprattutto, però va analizzata in varie situazioni. Il primo tempo comunque penso sia stato abbastanza equilibrato. Il secondo tempo, i primi 20 minuti, bisogna fare i complimenti a loro perché ci hanno chiuso lì e noi abbiamo fatto fatica veramente a uscire. Complimenti a loro perché hanno meritato di vincere. Sicuramente su due o tre situazioni potevamo essere un po' più cattivi, ma questa è una prerogativa che ci portiamo dietro da quando sono qua. Poca cattiveria in queste partite che alla fine ti giochi tutto. Però ne mancano tre e il campionato è ancora lì tutto da giocarsi. Questa partita qua è far tesoro di quei tanti errori che abbiamo fatto, però bisogna ripartire da stasera e pensare a quella dopo, che è ancora molto decisiva. Senti, ci aspettavamo sinceramente l'ingresso di Cesaroni dall'inizio, perché ieri avevamo, insomma, un po' intuito questo. Sì. E se hai cambiato idea, diciamo, da questo punto di vista, e poi soprattutto Sì. come si può sopperire a questo problema dei calci piazzati. Allora, per quanto riguarda Cesaroni, magari voi giustamente venite la domenica, ma non sapete quasi nulla. Cesaroni sarà allenato boh, 4 volte in 3 settimane, cioè c'ha un'autonomia di un quarto d'ora, 20 minuti. Oggi è entrato molto bene, sappiamo che batte bene le punizioni, i calci d'angolo, ha cercato di provare a andare in superiorità numerica, però i singoli alla fine possono aiutare, ma qui è il gruppo che deve un po' uscire da queste partite. Però molto probabilmente eravamo troppo tranquilli dopo Flaminia, invece torniamo subito sulla terra e capire subito che è dura. Poi per l'altra domanda che mi hai Dei fatto, calci dei piazzati. calci piazzati è una continua difficoltà. Come ho detto prima, si possono mettere, ieri, abbiamo parlato già ieri di questa cosa qua, si possono mettere a zona così poi dopo nessuno attacca la palla e poi può succedere qualsiasi cosa. In questo momento abbiamo pochi saltatori, però se tu mi dici che ci siamo fatti gol noi, bene, non altro non ho, c'è poco da dire, c'è sicuramente da lavorare, stare tranquilli. Dare qualcosa in più perché in questo momento forse oggi ci è mancato quello. Poi, come ho detto prima, merito a loro, hanno meritato di vincere, ci hanno superato in classifica, però ci sono ancora 3 partite. Mister, senta, abbiamo rivisto il gol, abbiamo visto quello che è successo in occasione della rete, ma al netto di questo, l'impressione è stata che, come si diceva ieri in conferenza stampa, sia stata una partita a scacchi. Lei temeva forse un po' l'esperienza di Favarin, ce l'ha detto, un allenatore che ha sempre fatto bene fuori categoria e Sì. oggi No, ha vinto, forse certo, no, così. no, 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 certo, sicuramente bisogna dare merito agli avversari. Dico la verità, i 20 minuti stavamo barcollando, cioè ogni angolo era un pericolo. Se tanto non lo pigliavi lì, magari lo pigliavi 2 minuti dopo. Però è ancora lunga, non dobbiamo assolutamente mollare, anzi, dobbiamo cercare di essere ancora più presenti, più cattivi, non regalare niente. E oggi è stata veramente una partita più che a scacchi hanno meritato, cioè qui da muovere pedine c'era poco, soprattutto dalla nostra parte. Però non dobbiamo assolutamente mollare, che questo è un momento delicato, dobbiamo stare vicino ai ragazzi, vicino a tutti, perché poi alla fine dobbiamo compattarci. Come domenica non eravamo salvi, non siamo retrocessi oggi. Cioè, ragazzi, calma e pensiamo veramente a Terranova che è molto più importante. Grazie mille. Grazie.